Una Giorgia Meloni a tutto tondo, quella che ha parlato in vista della riunione del Consiglio europeo in programma a Bruxelles dal 29 al 30 giugno. Tanti temi che saranno sul tavolo dei leader europei a partire dai flussi migratori. La sfida europea richiede risposte europee. Per la Premier l'attenzione va puntata sull'Africa, per cui il governo italiano rilancia il piano Mattei con un modello di sviluppo paritario e non predatorio, quindi il ricordo di quanti hanno perso la vita nel naufragio al largo della Grecia. Poi focus sulla Tunisia. Nelle missioni del 6 e dell'11 giugno mi sono impegnata, dice Meloni, perché tutta l'Europa mantenesse alta l'attenzione sulla stabilità della Tunisia. Dopo il passaggio sul tema migranti, un lungo applauso si è elevato dalle file della maggioranza quando la Presidente del Consiglio ha detto di non aver accettato di essere pagata per trasformare l'Italia nel più grande campo profughi d'Europa. Altro tema bollente, la guerra. Meloni ha difeso a spada tratta il sostegno all'Ucraina. Difendere l'Ucraina vuol dire difendere l'interesse nazionale, perché la capitolazione dell'Ucraina porterebbe con sé il crollo del diritto internazionale. La guerra ha avuto forti ripercussioni sull'economia. Puntiamo a un fondo europeo per la sovranità. La Commissione europea, ha sottolineato Meloni, ha presentato il 20 giugno una piattaforma STEP per semplificare le procedure sullo stanziamento dei fondi, che concede flessibilità per i settori strategici. Era una richiesta che l'Italia aveva avanzato ed è un importante punto di partenza per il negoziato al quale l'Italia intende contribuire. Questo strumento può essere un primo passo per arrivare ad un fondo europeo. Meloni contro l'aumento dei tassi della BCE. L'inflazione è tornata a colpire l'economia, è un'odiosa tassa occulta che colpisce soprattutto i meno abbienti. È giusto combatterla con decisione, ma la semplicistica ricetta dell'aumento dei tassi intrapresa dalla BCE non appare agli occhi di molti la strada più corretta.